l'aumento di determinati reati commessi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, accompagnato alla necessità di una maggiore sicurezza o quantomeno all'aumentata necessità di percezione della sicurezza da parte dei cittadini, ha determinato un maggiore utilizzo di questi sistemi di videosorveglianza da parte sia degli enti locali, in particolare da parte dei comuni, i cui sindaci sono stati investiti sempre più di compiti attribuiti naturalmente dalla legge che riguardano la sicurezza urbana. A questo proposito devo rilevare che, come ad una iniziale diffidenza da parte dei cittadini all'utilizzo di questi sistemi, per paura sia della violazione della legge sulla privacy, sia per quanto riguarda la limitazione della loro libertà, si è passati ad accogliere con favore l'installazione di queste telecamere, proprio perché contribuiscono ad elevare il livello di sicurezza delle nostre città. L'analisi dei dati sull'andamento di furti, rapine, atti vandalici, aggressioni, in particolare quelle subite dalle donne, in qualche caso abbiamo avuto anche casi di omicidi e altri reati in genere, evidenzia come in molti casi si è arrivati alla individuazione degli autori grazie proprio alle immagini catturate dalle telecamere installate. Uno dei casi più recenti, più eclatante, che ha avuto un'altissima risonanza mediatica è stato quello dell'attentato all'Istituto Superiore Falcone Morbillo di Brindisi, dove sappiamo tutti che è morta una ragazza ed altre sono state gravemente ferite, e risoltosi con l'individuazione da parte dell'individuazione del responsabile grazie alle immagini delle telecamere installate nella zona. Contributi e incentivi economici, sia statali che regionali, hanno contribuito ad aumentare l'uso di forme di difesa passiva, sia da parte di enti pubblici che di privati cittadini. Giova ricordare a questo proposito che c'è la possibilità di un collegamento gratuito di impianti di allarme installati nelle abitazioni private con le centrali operative della Polizia e dei Carabinieri. La videosorveglianza deve rimanere però un mezzo di prevenzione e repressione del crimine, nonché di controllo a distanza del territorio, attraverso un uso corretto dei dati. In taluni casi, infatti, l'utilizzo improprio di tali sistemi ha comportato, oltre che a un dispendio di risorse pubbliche, l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali, molto attento agli interventi legislativi introdotti in materia, che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze in tema di sicurezza urbana e di tutela della incolumità pubblica. Il Garante, con un proprio provvedimento generale, ha ribadito, fra le varie cose, un principio fondamentale, e cioè che i sistemi integrati, rispetto a quelli già utilizzati dalle forze di polizia, di videosorveglianza possono essere adottati solo nel rispetto di specifiche garanzie per la libertà delle persone. Il regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza che il Comune di Pordenone ha adottato nel 2008 e che con questa delibera va a modificare va in questa direzione. Per questi motivi anticipo fin d'ora il parere favorevole del gruppo del Partito Democratico.